Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo cardigan molto semplice ma molto sfizioso che io ho deciso di chiamare cardigan note di autunno. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Liz linea Sal, che come potete vedere è lana con all'interno il lamé. In realtà è 95% acrilico e 5% lamé, e io ho utilizzato questo colore grigio. E sul sito Incentando con i filati avete due possibilità: o acquistare solamente questo filato o acquistare il pacco offerta, che è quello che ho io. Ci sono dei pacchi offerte contenente alize, sal e diva. Con il diva io sto realizzando il vestito da poterci abbinare sotto, mentre con l'alize e sal ho dato vita a questo cardigan. Ho utilizzato tre gomitoli che sono da 100 grammi e misurano, non vorrei sbagliarmi, sì, 460 metri, quindi veramente molto lungo. Infatti vedete, il cardigan è lunghissimo e ho utilizzato soltanto tre gomitoli lavorandoli del tutto, con un centro del 2,5 e l'uncinetto del 3. In descrizione comunque vi lascerò il link sia se volete comprare il pacco offerta sia se volete comprare singolarmente i vari il filato. Per quanto riguarda la lavorazione, si parte dal basso, si lavora fino all'altezza degli scalfi e si divide poi la parte dietro dalle parti avanti. Il mio cardigan è largo 83 cm e lungo circa 80 cm, quindi mi raccomando, se non avete il mio stesso filato per chi è taglia S ma vuole farlo uguale a me, tenete presente che come larghezza dovete stare sulle 83 cm. Per una taglia M, secondo me, dovete andare almeno sui 90 cm se non lo volete troppo aderente, per una taglia L almeno 96 cm di larghezza intendo. Poi lunghezza, quello lo dovete decidere voi in base a quanto volete lungo il cardigan. Io lo volevo lungo in modo tale da poterlo mettere sopra dei vestitini che possiedo che arrivano a poco sopra il ginocchio, ma anche sopra il vestito che sto realizzando con il diva. La lavorazione è semplicissima, mi avvicino che ve la faccio vedere. Sono 8 giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questo punto molto molto raffinato e carino, che è sia abbastanza coprente che comunque abbastanza estivo, abbastanza forato da permetterci di utilizzare il cardigan durante l'autunno. È questo il motivo per cui io non ho cucito molto alle spalle qui, ma ho lasciato lo scollo molto largo e non ho messo neanche i bottoni, perché volevo appunto uno scollo abbastanza largo che mi permettesse di poter indossare questo cardigan anche in pieno soprattutto a inizio autunno, autunno inoltrato, ma in inverno no, in inverno faremo altri tipi di cappotto un po' più coprenti e magari anche con filati un po' più spessi, quindi questo è perfetto appunto per queste in serate di inizio autunno, forse anche un po' inizio inverno se sottomettiamo un bel vestitino abbastanza pesantuccio. Un'altra cosa, le maniche, ho utilizzato lo stesso punto che ho fatto per il cardigan in modo tale da dargli lo stesso avere lo stesso effetto per tutto il cardigan. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di uncinettare e sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E se avete acquistato il mio stesso filato tramite la merceria Coleti o sul sito Uncentando con i filati, potete taggarci sulla pagina merceria Coleti di Facebook o su Instagram Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato Alize Sal, che è questo grosso gomitolo da 100 grammi. Il colore che ho scelto io è il grigio scuro con all'interno il lamé argento. Vi dico già una cosa, io vi farò vedere il campione del motivo che andremo a lavorare. Per il cardigan vero e proprio, la giacca vera e propria, io monterò, lavorando con un centro il numero 3, 191 catenelle per arrivare a una larghezza di circa 83 cm. Ora, se siete una taglia S e volete comunque la giacca più larga, il motivo che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte 7 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi taglia S, se non la volete come me ma la volete un po' più larga perché si possa chiudere davanti, montate due motivi in più in modo tale appunto da averla avanti un po' più larga. Se la volete ancora più larga dovete montare 4 motivi in più. Taglia M, per avere una taglia più grande io vi consiglio di montare almeno tra le 10 motivi in più, in modo tale da avere una giacca che comunque si chiude un po' di più sul davanti. Quindi mi raccomando, taglia M, montate 10 motivi in più rispetto a me, tenendo presente sempre che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 8
più 7 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Taglia L, a voi vi consiglio di montare 20 motivi in più, quindi fate 8 per non so quanti, io ho fatto 23 motivi, quindi voi fate 8 per 43 motivi più le 7 catenelle da aggiungere, in modo tale appunto da avere la giacca più larga e quindi adatta alla vostra adatta alla vostra fisicità. Allora, come vi ho detto, io nel cardigan vero e proprio monterò 191 catenelle, qui invece ne ho montate 31, quindi ho fatto, ho ripetuto il motivo di 8, il motivo 3 volte, quindi 8 per 3 24, a cui ho aggiunto le 7 catenelle, quindi 31. A questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare: mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima delle mie 31 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Ho sbagliato. 2 catenelle, scusatemi, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle. 1 e 2, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso iniziamo a fare quello che faremo per tutto il nostro primo giro e andiamo a realizzare. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie di base, entro 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, scusate, mi devo tirare un po' di filo. 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e andiamo a terminare il nostro giro. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la maglia bassa. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo vado a fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi rientro dentro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, salto la maglia bassa, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e ricomincio da capo, andando a fare di nuovo 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separati da 2 catenelle. Quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa,
rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, ancora 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, salto e vado direttamente dove ho l'archetto successivo di 2 catenelle del ventaglio. Continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta doppia. Ho terminato così il secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di successivo e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado qui dove ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e il primo del secondo ventaglio, se vogliamo chiamarlo così. Vado e tra i due gruppi e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi maglia alta dove ho le 2 maglie e le 2 catenelle. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta. Catenella di separazione, vado tra l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e il primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, vado tra l'ultimo gruppo e il primo gruppo e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, catenella di separazione, entro nella quarta catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Adesso dobbiamo andare a fare il quarto giro, che è semplicissimo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 2, 3. Una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e ricominciamo. Una maglia alta dove ho la maglia alta. Una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella. Continuiamo così per tutto il nostro quarto giro. Sto per terminare il quarto giro e vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così il quarto giro. Quinto giro, semplicissimo anche questo. 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3. Quindi vedete, io vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro quinto giro. Sto terminando il quinto giro, vado a fare l'ultima maglia alta all'interno della terza catenella. Sesto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto una maglia alta e ricomincio da capo, quindi salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il sesto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, salto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e faccio una maglia alta. Settimo giro, semplicissimo, andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia
alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e continuiamo così per tutto il nostro settimo giro. Sto per terminare il settimo giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto di una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il settimo giro. Ottavo e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete, in realtà il sesto, il settimo e l'ottavo abbiamo ripetuto il terzo, il quarto e il quinto. Quindi è una lavorazione veramente molto semplice. Io adesso finirò di fare l'ottavo giro e vi farò rivedere come fare il primo, perché dovremo fare una cosa diversa rispetto a qui, a quello che abbiamo fatto sotto, in quanto qui abbiamo le catenelle, qui abbiamo le maglie alte. Vi faccio vedere cosa intendo per fare una cosa un attimo, diciamo così, diversa da quello che facevamo qui sotto. Quindi termino l'ottavo giro e poi vi faccio rivedere come fare il primo. Allora, questo è il motivo che andremo sempre a ripetere e adesso vi faccio rivedere come fare il primo giro per farvi capire perché vi ho detto che andiamo a modificare. Allora, mi alzo sempre con una catenella e poi rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare, scusate, non sono 2 catenelle di separazione, sono 3 catenelle di separazione. Allora, questi sono quindi gli 8 giri che andremo sempre a ripetere e adesso vi faccio vedere perché ho detto che il primo giro cambia. È una piccola cosa, ma dovete stare attenti a farlo, perché se rifate qui come abbiamo fatto qua sotto poi non vi trovate qua sopra, quindi attenzione. Allora, io non farò la catenella per alzarmi con il lavoro, perché altrimenti poi non verrebbe lineare qui, e siccome io non voglio fare il bordini, sapete che non sono molto amante dei bordini, io andrò a fare direttamente, entro nella maglia alta e vado a fare direttamente la mia maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta. 3 catenelle, 1 2 3, ed è qui che cambia. Non saltiamo 3 maglie alte, ma ne saltiamo soltanto 2. Quindi salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, e di nuovo salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1 2 3, e di nuovo salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Scusate, devo prendermi un po' di filo. 2 catenelle, 1 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Scusate, 3 catenelle, perché ne ho fatte 2? 1 2 e 3, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ecco, vedete cosa ha cambiato, che qui saltavamo 3 catenelle, qui abbiamo saltato 2 maglie alte. Questo ci serve per avere corrispondenza dei, chiamiamoli, fiori per tutta la lunghezza. Quindi il primo giro che adesso andrete sempre a ripetere degli 8 che ci servono per il motivo è sempre questo. Tenete presente che anche quando andremo a fare la lavorazione in tondo per le maniche, stessa cosa, andremo sempre a saltare 2 maglie alte entrando nella terza e facendo il ventaglio o la maglia bassa a seconda di come stiamo procedendo nella lavorazione. Quindi vi ricordo che ho montato 191 catenelle, vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto prima poi di passare a dividere la parte dietro dalle due parti avanti.
Allora, io sono arrivata alla lunghezza desiderata dal basso fino agli scalfi. Ho ripetuto il motivo per 9 volte, quindi dal primo all'ultimo giro l'ho ripetuto per 9 volte. E adesso sono andata a mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Per poter dividere queste parti sono andata a contare questi sorti di fiorellini e ho fatto in questa maniera. Ne ho contati 7 e dopo il settimo ho messo il mio marcatore. Il marcatore ve lo faccio vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ho qui, vedete, la maglia alta, in corrispondenza alla maglia alta sono andata a mettermi il marcatore. Ecco, avevo sbagliato, invece, in questa maniera, vedete? Stessa cosa da quest'altro lato, ne ho contati 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e in corrispondenza della maglia alta subito dopo il fiore sono andata a mettere il mio secondo marcatore. Indietro quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi ho 10 fiori, se così vogliamo dire, dietro e 7 per le due parti avanti. Una per ogni 7 da una parte e 7 dall'altra. Adesso continuerò a fare sempre la stessa lavorazione, però vi faccio vedere soltanto come terminare. In realtà i giri sono sempre di andata e ritorno, ma giusto vi faccio vedere come terminare qui al marcatore. Quindi adesso inizio a lavorare normalmente il mio primo giro, vi faccio vedere come terminare, come iniziare il secondo, ma giusto per ricordarvi un attimo vi fa vedere dove mi fermo esattamente io. Quindi sono arrivata alla quasi fine del mio primo giro, vedete, ho fatto il primo giro, sto terminando, quindi ho fatto le mie 2 catenelle, entro dove ho il marcatore, quindi levo il marcatore. Quindi vado dove ho la maglia, dove avevo la maglia, dove ho messo il marcatore saltando 2 maglie alte, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E poi mi giro normalmente con il mio lavoro e vado a fare quindi le mie 4 catenelle, che sono la mia prima maglia alta doppia, e poi vado a fare le mie maglie, i miei gruppi di maglie alte chiuse insieme. Quindi la lavorazione procede normalmente. Un'altra cosa che vi devo dire, io adesso vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Al centro noi inizieremo e termineremo dove abbiamo i marcatori, quindi io dove ho fatto questa maglia bassa inizierò a fare il mio primo giro dietro proprio nella stessa maglia alta, iniziando sempre con la maglia bassa. Stessa cosa qui, andrò a terminare dove ho il marcatore, quindi andrò a fare la maglia bassa dove ho la maglia bassa che mi serve per quest'altra parte. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente i miei soliti giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a occuparci delle maniche. Allora, ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi 1 e 2, vedete, è venuto lo scalfo molto largo, e poi sono andata a cucire. Per andare a cucire ho cucito per 2 motivi partendo dall'esterno verso l'interno, vedete? Quindi ripeto, ho ripetuto 2 volte il motivo sia avanti che dietro e ho cucito per 2 motivi in maniera dall'esterno verso l'interno. Adesso andremo a occuparci delle maniche. Per realizzare la nostra manica io utilizzerò lo stesso punto del cardigan e l'uncinetto del numero 3. Mi aggancio sotto e vado a fare sempre il mio primo giro e vado a realizzare in questa maniera. Mi aggancio sotto dove avevo fatto le maglie basse, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. E vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado all'interno della maglia qui in orizzontale e vado a fare, anzi no, saltiamola, andiamo direttamente in questo foro e andiamo a fare la nostra maglia alta, le 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia alta orizzontale, la seconda, quindi non qui ma qui, scusate forse sono troppo in alto, eccomi, scusatemi, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado direttamente dove ho la maglia alta qui, quindi salto e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia.
Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. A seconda di quanto voi volete larga o stretta la maglia, dovete capire quanto saltare ogni volta. Io diciamo che non voglio una maglia né troppo stretta né troppo larga, ma voglio che comunque mi vada bene. Quindi rispetto alle altre che solitamente io faccio delle maniche strette, questa volta voglio optare per una manica che mi vada più larga. Quindi alla fine io adesso continuerò a lavorare e vi dirò quante volte ho ripetuto questo archetto, cioè questo ventaglio. Allora, sto terminando il primo giro e io di ventaglietti ne ho fatti 10 e come larghezza della mia manica andiamo benissimo. Quindi vado dove ho, dopo aver fatto 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Ricordiamoci che adesso noi stiamo lavorando in tondo e non stiamo lavorando più in giri di andata e ritorno. Quindi dobbiamo andare a fare il secondo giro. Per fare il secondo giro andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E a questo punto andiamo a lavorare normalmente il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme e senza fare alcun tipo di separazione vado direttamente nel ventaglietto successivo e ricomincio da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro e vado a fare, dopo le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, entro nel primo gruppo e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a lavorare normalmente il mio terzo giro. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia alta, catenella di separazione, archetto, vado tra l'ultima gruppo di 3 maglie alte e la prima gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, faccio la maglia alta, catenella di separazione e continuo a lavorare normalmente il mio terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso gli altri giri io non è che ve li faccio rivedere perché comunque sono facili. Dobbiamo fare adesso 2 giri di maglie alte, di nuovo un giro di maglie alte separate da 2 catenelle, da una catenella, e di nuovo 2 giri di maglie alte. Ci rivediamo direttamente quando ho finito questi giri per farvi vedere di nuovo il primo, giustamente, giusto per farvi vedere un attimo come si fa. Però è semplice perché noi adesso andremo a fare le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta dove è la maglia alta. Quindi questo non cambia niente, si terminerà facendo una maglia bassissima, si ripeterà questo giro, si ripeterà il terzo giro, poi si nuove 2 giri di maglia alta e poi si ricomincerà da capo. Quindi veramente molto semplice. L'unica cosa che vi dico è che io forse cambierò uncinetto, lavorerò con il 3 per qualche motivo, poi penso che passerò al 2,5 perché altrimenti poi, vi sapete, io ho un polso veramente troppo esile e mi sono accorta che sopra va bene ma sotto poi mi sarebbe troppo largo, e quindi penso che farò dei giri ad emotivi almeno 2 con il numero 3 e poi passerò a lavorare con il 2,5. Allora, io ho terminato la manica, dopo ho fatto 2 giri con l'uncinetto il numero 3, i restanti giri li ho fatti con l'uncinetto il 2,5 per avere la manica un po' stretta, e ho ripetuto il motivo 7 volte e mezzo, nel senso che ho ripetuto il settimo motivo, ho iniziato anche l'ottavo, ma mi sono fermata dopo i 2 primi giri di maglie alte. Un'altra cosa che vi volevo dire è che alla fine, quando sono andata a fare anche l'altra manica, ho fatto un bordino, ma soltanto qui sullo scollo, di maglie basse, lasciando invece qui di lato e sotto libero. Quindi ho fatto un giro di maglie basse solo intorno allo scollo. Quindi ripeto, la manica l'ho fatta lunga ripetendo il motivo diciamo 8 volte, anche se l'ultimo motivo l'ho ripetuto solo 2, mi sono fermata dopo i primi 2 giri di maglie alte, e poi ho fatto un bordino intorno allo scollo. Non metterò bottoni, voglio fermare il cardigan con una spilla, quindi niente bottoni, ma voi naturalmente potete fare anche un bordino per poi andare a mettere i bottoni.